Ciao ragazzi, oggi vi rovino l'infanzia. È uscito al cinema il live action più discusso di sempre. E questo solo perché la protagonista non è stata raffigurata bianca come nella sua prima versione Disney, ma è nera. È il riadattamento del lungometraggio Disney tra i più amati di sempre. E sia il nuovo film che il cartone del 1989 celano dei messaggi segreti e soprattutto si ispirano a un racconto che è stato completamente stravolto, che in origine appariva molto più tetro e misterioso. Quindi ora sedetevi, rilassatevi e premete il tasto mi piace, perché io mi sono documentato tantissimo e sono qui per tuffarmi con voi negli abissi più profondi e indagare sulla storia più macabra mai stata scritta, sulla sirena più conosciuta dei sette mari. Questa è la vera storia di La Sirenetta. Apparentemente è la classica storia dell'importanza dell'amore vero che vince sopra ogni cosa. Ariel è una principessa sirena di 16 anni, non troppo diversa da qualsiasi altra adolescente, ribelle come è giusto essere a quell'età e insoddisfatta della propria vita e desiderosa quindi di conoscere ciò che si trova al di là del regno di suo padre, Re Tritone, sopra la soglia dell'acqua. Di suo quindi è affascinata dal mondo degli esseri umani e lo diventa ancora di più quando salva da un naufragio il principe Eric, che le fa scoprire un sentimento che prima d'ora lei non aveva mai provato per uno della sua specie: l'amore. Un amore quindi che la porterà a stringere un patto di sangue con Ursula, la strega del mare. Cosa prevede questo patto? Al posto della coda potrà avere due gambe. In cambio però la strega vuole la sua voce e soprattutto rischierà di cedere per sempre la propria anima a lei qualora non fosse riuscita a conquistare il principe entro 3 giorni. Un patto equo? Non proprio, ma Ariel non ci pensa due volte e sembra fare bene, perché in poco tempo sembra riuscire a conquistare anche senza la voce, finché Ursula non decide di giocare sporco, trasformandosi anche lei in umana, ammaliando Eric. Ma state tranquilli, vissero comunque felici e contenti, ovviamente. Ma quella che in pochi conoscono è la fiaba più oscura, scritta da Hans Christian Andersen, che ha ispirato il film e soprattutto i messaggi segreti ben celati ma terrificanti se scoperti. La versione di Andersen vede la stessa protagonista, anche lei è una giovane principessa sirena, insoddisfatta anche lei della vita nel regno sottomarino governato dal padre Tritone. È interessante però notare le motivazioni che spingono la protagonista verso la terra degli umani, che sono molto più complesse rispetto a quelle di Ariel. Anche lei è affascinata da questi esseri umani, ma il suo interesse non deriva dall'esplorazione di relitti di navi e dalle conversazioni con il suo amico gabbiano il cantastorie. Questa sirena impara a conoscere gli umani attraverso le storie che le vengono raccontate dalla nonna e dalle sorelle maggiori, che a differenza di quel cantastorie sanno davvero di cosa stanno parlando. Il problema qui è che il regno in cui vive la giovane ha una sola regola, secondo la quale non è permesso andare oltre la superficie alle sirene di età inferiore ai 15 anni. E quando la fiaba inizia, la sirenetta ha soltanto 10 anni e queste storie narrate dalla nonna e dalle sue sorelle non fanno altro che accendere e enfatizzare questa infatuazione che lei ha verso gli umani. E coincidenza vuole che proprio al compimento dei suoi 15 anni salva il bel principe dal naufragio e se ne innamora. Curiosa di sapere a questo punto cosa sarebbe successo se non l'avesse salvato, la sirena si rivolge alla nonna, le chiede se gli umani
possono morire proprio come le sirene. Ed è un peccato che questa parte non sia stata inserita anche nella versione di Disney, perché non solo è molto profonda, ma è anche importante per capire l'ideale che si costruisce la protagonista in riferimento al mondo degli umani e al perché ripudia così tanto se stessa. La nonna le risponde che certo gli uomini possono morire, ma che a differenza delle sirene hanno un'anima immortale. Le sirene infatti possono vivere anche fino a 300 anni, ma una volta morte non ascendono al mondo delle stelle come fanno gli esseri umani. Le sirene semplicemente si dissolvono come schiuma nel mare e cessano di esistere. Piuttosto triste. Ma c'è una soluzione a questo triste destino. Se una sirena è in grado di far innamorare un umano anche più di quanto ami i suoi genitori, le verrà concessa un'anima tutta sua. E una volta morta, anche lei ascenderà alle stelle. Quindi le motivazioni che spingono la sirenetta a conquistare Eric sono molto differenti rispetto a quelle della versione Disney e ovviamente quelle del live action che adesso è al cinema. E si avvicina molto di più anche al modus operandi delle sirene mitologiche che ammaliavano gli uomini per un fine tutto loro. Ovviamente questa sirenetta non è solo una calcolatrice, lei è da sempre interessata alla vita umana e a questo punto del racconto lei si è già innamorata del giovane, quindi non è tutto calcolato. Però si aggiunge anche quest'altro particolare che la spinge ancora di più a volerlo conquistare questo principe. Purtroppo per la principessa però non ci sono molte speranze, questo perché a differenza sua è probabile che il principe non provi amore per lei ma disprezzo. Questo perché gli umani conoscono le sirene, sono state avvistate in passato e provano nei confronti della loro coda soltanto ribrezzo. E questo le sirene lo sanno. Finora siete rimasti colpiti da questa versione, sappiate che la parte più sconvolgente deve ancora arrivare. L'unico modo quindi per conquistare il principe, chiaramente, è rinunciare alla sua ripugnante coda per due splendide gambe. E l'unica a poterglielo permettere anche in questa versione è ovviamente la strega del mare, che proprio come nella versione Disney vuole in cambio la sua voce, perché sembrerebbe sia la più bella di tutte i mari. Solo che a differenza della Disney, più che semplicemente prendere l'essenza della sua voce e racchiuderla in una conchiglia attorno al suo collo, le taglia la lingua. La sirena a questo punto riceve una pozione magica che può trasformarla in umana, ma ci sono alcune macabre indicazioni, o meglio controindicazioni. Numero 1. Durante la trasformazione della coda di pesce in due gambe umane, sentirà come se una spada la stesse dividendo in due. Numero 2. Ogni passo che farà sarà come camminare su dei coltelli. Numero 3. Se non riesce a conquistare il principe, che sceglierà quindi di sposare un'altra fanciulla, la sirena morirà e si dissolverà in mare come schiuma la mattina dopo il matrimonio. Anche qui lei non ci pensa due volte e accetta l'accordo senza ripensamenti. Beve subito la pozione e il principe la ritrova in riva sulla spiaggia la mattina dopo. Lui subito pensa che sia bellissima, ma la sua incapacità a parlare in questa versione la frega. Il principe la porta al suo castello e la fa ripulire. Si prende cura di lei, ma dato che non può conversare con lui e soprattutto non sa come funzioni il mondo degli umani, porta il giovane più che a far crescere lui amore e passione, inizia piuttosto a provare un senso di protezione e cura, quasi come fosse una sorellina minore o un'amica. Friendzone! Comunque sia, la porta con sé in qualsiasi tipo di avventura possibile e immaginabile, a scalare le montagne, a cavallo, a esplorare la terra umana che tanto lei bramava. E questo porta lei invece a innamorarsene sempre di più. Il sentimento quindi non è ricambiato, anche perché si scopre che quando la sirena lo salvò, lo aveva lasciato sulla riva del mare, sui gradini di un tempio sacro. E in quel tempio viveva una bellissima ragazza che si era presa cura di lui nel frattempo e grazie a lei lui era presto tornato in salute e lui chiaramente se n'era innamorato. La sirena quando apprende questa notizia è sconvolta. Non solo non sarà lei a sposare il principe,
ma è anche quindi quasi arrivata la sua ora. La sera del matrimonio salpano tutti su una nave per festeggiare e la giovane sirena si reca sul bordo della nave per dare un ultimo sguardo all'oceano prima di morire. È in quel momento che vede le sue sorelle nuotare verso di lei. Forse c'è un'ultima speranza. In cambio dei loro capelli hanno ricevuto dalla strega del mare un pugnale magico. Lei dovrà pugnalare il principe al cuore e lasciare che il suo sangue le coli sui piedi per tornare ad avere la sua coda e vivere per oltre 100 anni. Lei accetta? Si trasforma in chiuma di mare? State pronti perché state per essere sorpresi. La sirenetta è ovviamente terrorizzata dalla morte. È ancora giovane, vuole vivere e continuare a esplorare il mondo e scoprire cosa la vita ha in serbo per lei. Tuttavia ama il principe più di quanto ami se stessa e per questo motivo non riesce a ucciderlo. Getta quindi il coltello nell'oceano e si tuffa subito dopo, pronta a dissolversi nell'acqua, come era stato scritto. Ma pochi istanti dopo si rende conto di non essersi trasformata in schiuma. Non si è trasformata in acqua, ma in aria. E all'improvviso si trova circondata da quelli che possono sembrare angeli e che si definiscono le figlie dell'aria, esseri spirituali che viaggiano per il mondo diffondendo la luce, il calore e la felicità. La decisione d'onore della sirena di risparmiare il principe le ha fatto guadagnare un'anima. Trascorrerà 300 anni facendo buone azioni al fianco delle figlie dell'aria, poi le sarà concesso di ascendere al paradiso, proprio come gli umani. E chissà che forse, magari non essendoci riuscita in vita, riesca a star vicino al suo principe dopo la morte. Questa era la vera storia della sirenetta. Sono poi nate altre versioni dopo di questa, in altre si è trasformata in schiuma di mare, in altre ancora, come per la versione Disney, visse insieme al suo principe felice e contenta. Fan della Disney, fatevi sentire tramite commento, ditemi voi che cosa ne pensate di questa versione della sirenetta. Conoscevate già la storia? Avete visto il live action al cinema? Cosa ne pensate della sirenetta nera? E se vi interessa una parte 2 dove approfondiamo la verità sulle sirene, esistono davvero? Perché qualcosa di loro è stato trovato, eh? Mettete un like per farmelo capire e soprattutto se volete continuare a indagare con me anche nel prossimo video, iscrivetevi al canale. Ciao! Ma solo io al mare da bambino iniziavo a nuotare come un delfino perché mi credevo una sirena?